veniamo da anni decisamente impegnativi, prima il Covid, che non ha agito solo a livello economico e finanziario, ma soprattutto mi verrebbe da dire a livello sociale, e poi la guerra che è ancora in corso, la guerra tra Russia e Ucraina, con tutti i risvolti sull'Europa. Insomma, ci tocca forse dopo tanto tempo in prima persona, anche noi come paese Italia. Insomma, quali spunti potrebbero essere migliori per parlarne con Stefano Bolognini, ospite che mi è venuto a trovare in studio, Regione Lombardia, assessore allo sviluppo, città metropolitana, giovani e comunicazione, oltre a tanto altro che poi racconteremo. Buongiorno. Buongiorno Manuela, buongiorno a tutti, bentrovati. E benvenuto. Ho ragione a dire che, insomma, il momento è veramente complicato. Certo, ne stiamo uscendo, stiamo cercando di uscire da tutto quello che ci è successo, ma insomma, anche a livello istituzionale, indubbiamente ci sono molte questioni da rimettere in ordine, un po' come se un puzzle si fosse scombinato e adesso magari mancasse anche qualche pezzo e dovessimo andare a ricercarlo. È un po' così, adesso così ho improvvisato. L'idea del puzzle mi fa mettere l'idea di vasi che si rompono. La pandemia nei pezzi. La pandemia, la guerra, una crisi politica del paese, una serie di fattori non certamente positivi, ci danno un sentimento, un segno di fatica che stiamo attraversando e che vediamo ogni giorno. L'aumento dei prezzi, le bollette, la difficoltà nel portare avanti il PNRR, alcuni indicatori sui giovani, sul lavoro, insomma, è un momento di fatica. Io credo che il paese si possa rilanciare. Serve, l'ha detto Asso Lombarda qualche settimana fa, il tempo delle scelte, dobbiamo avere il coraggio delle scelte, non per il consenso ma per il bene del paese. Pensiamo alla politica energetica, questi giorni i rincari delle bollette Certo. che subiamo non soltanto, va detto, per la guerra tra Russia e l'Ucraina, ma perché il nostro paese negli anni non ha saputo adeguare, come dire, le fonti, gioco di Sì. parole non voluto, non voluto, però dai rigassificatori alla scelta sul nucleare. Il nucleare poi secondo me è un caso assurdo perché in Francia con il nucleare, con la diversificazione delle fonti, hanno meno l'impatto, diciamo, delle conseguenze della guerra in Russia e pagano meno l'energia elettrica. La tecnologia con la quale vengono costruite la stragrande maggioranza delle centrali nucleari in Francia è italiana e noi non le produciamo. Quindi questa è una Assolutamente. riflessione. È una riflessione sul paese, quindi dobbiamo dare una sferzata perché ci possa essere una ripresa. Tanto noi siamo a Milano, peraltro in centro, Milano è una città che segna delle tendenze di ripresa o comunque di crescita diverse dal resto del paese. Oggi leggiamo su internet, se non sbaglio su Google, che Milano è la sesta città più cliccata, abbiamo una serie di eventi, abbiamo una serie di indicatori nel paese. A fronte anche del calo demografico calano gli iscritti all'università, mentre invece a Milano sono in costante aumento perché c'è un sistema universitario di pubblico, di privato che in qualche modo tiene, invece è indubbio che il resto del paese faccia molta più fatica. Quindi Milano e Lombardia, ma soprattutto Milano, hanno anche in questo momento, come dire, delle dinamiche un po' diverse. Forse dovremmo cercare di capire come rendere milanesi il resto del No, paese. beh, certo, sicuramente c'è sempre qualcosa, qualcuno che fa da traino, ma questo è un effetto ovvio. Il titolo che vedete in sovraimpressione è l'argomento che tra poco, insomma, approfondiremo, e già lo stava accennando l'assessore Bolognini, c'è cioè giovane, formazione, progetti post pandemia. Però mi fa piacere l'introduzione che abbiamo fatto generale, e riprendo una parola in particolar modo che lei ha usato. Ci diamo del tu o del lei in diretta? Del voi, Del no, voi, va del tu. bene, del tuo, assolutamente, anche perché stiamo parlando di affari quotidiani, però io lo chiedo sempre ai miei ospiti, parola consenso, che ci Certo. riporta proprio anche al tema della fiducia, no? Delle persone nei confronti delle istituzioni, della politica in generale, e poi delle istituzioni ancora di più, visto che le istituzioni sono quelle più vicine, no? Ai cittadini. E beh, una cosa importante che hai detto, Stefano, è proprio questa: cioè la politica in questo momento non deve agire per il consenso, ma per il bene comune. Però la Poi gente, bisogna tutti noi, vedere, non abbiamo, diciamo che come mi metto in mezzo anch'io perché faccio no? parte dei Come cittadini, la fiducia è un po' calata e cala sempre di più. no? Certo. Allora, provo a fare due riflessioni molto veloci. Il primo, dobbiamo riposizionare il pubblico, non soltanto nella politica, ma anche nei dipendenti. Una volta fare il dipendente pubblico, fare l'insegnante, fare l'impiegato in comune era una posizione di serie A che veniva vista anche in prospettiva di crescita, di famiglia, di reddito importante. Oggi invece è considerata di serie B. Finalmente anche il Corriere nei giorni scorsi
rifletteva sul fatto che oggi gli stipendi per gli insegnanti sono troppo bassi nel paese, oggi pochissimi vogliono fare l'insegnante, e invece dalla scuola, diciamo, c'è il momento fondamentale per la crescita, per l'istruzione, per la formazione. Quindi partiamo da questo presupposto. E probabilmente se investiamo, senza voler demonizzare il pubblico, però abbiamo anche risposte più tempestive, più veloci, più adeguate da parte del pubblico per i bisogni del paese. Sempre nell'assemblea di Asso Lombarda, una cosa che mi ha molto colpito è stato il presidente Spada che dice: il primo traforo nelle Alpi nel 1800, 8 anni, 9 anni, il secondo all'inizio del Novecento, 8 anni, scusate, uno di meno, il terzo, che è quello della TAV, se sì, finisce nel 2025, 29 anni. Insomma, se nell'Ottocento ci impiegavi 9 anni appunto, e adesso appunto, c'è l'ingegno, qualcosa che non va. Ma pensiamo agli ingegneri, agli architetti, ai tecnici. Oggi quelli migliori lavorano nelle grandi aziende, non vengono nel pubblico, e questo per il pubblico è un grave deficit. Quindi questa, certo, è la prima cosa. La seconda, di pari passo, lo ripeto, il coraggio delle scelte. Questa mattina ti do un tema di attualità che mi ha stimolato molto. Sì. Abbiamo incontrato l'amministratore delegato di Arexpo, quindi il sito di Expo, che è una delle eccellenze milanesi, che dicevo prima, è qui e non è altrove. E questo è un altro stimolo che fa riflettere, peraltro addirittura rende non soltanto a livello nazionale ma internazionale, diciamo, quota il livello, la qualità della vita di Milano, insomma dell'attrattività. Si è parlato di vie d'acqua. Le vie d'acqua sono dei canali che dovrebbero passare da nord a sud e che in questo momento avrebbero una funzione straordinaria sia per la città che per l'agricoltura. Le vie d'acqua, forse Emanuele lo ricorderai, erano due, c'erano le vie d'acqua e le vie terra, delle opere previste da Expo. Però se ricordi, vero, a Milano c'erano stati dei comitati che contestavano, non potevi fare il fiume all'interno, certo, del parco. Cosa sarà mai un fiume largo 3 metri all'interno di un parco? Probabilmente lo abbellisce anche. La verità è che non l'abbiamo fatti nel 2012-2013 e oggi, a distanza di 10 anni, l'agricoltura ne ha follemente bisogno, e se partiamo oggi, ammesso che si riesca, arriviamo con 20 anni di ritardo. E questo è folle. Sono d'accordissimo, però la domanda è questa allora a questo punto, perché le contestazioni ci saranno sempre. Noi siamo in via Dante. Quando è stata pedonalizzata nel 95, ci vedono tutta Italia, però qua siamo in via Dante. Sì, no, certo, quando è stata Milano, pedonalizzata nel 95, non c'era l'ambientalismo positivo che c'è oggi. Non c'era. Pedonalizzare una via in centro di Milano e togliere la 60 ai tempi sembrava buttare giù il Duomo. E invece oggi fa parte di un tassello pedonale più grande che dà sviluppo alla città, certo, che permette di avere entro certi limiti di sostenibilità e che diventa dal punto di vista commerciale ma anche aziendale un po' l'attrattivo della nostra città. Volevo arrivare però lì, di perché le contestazioni, appunto, no, uniamo tutte queste belle parole a partire proprio dal consenso, che poi deve essere però consenso sano, perché è giusto che la politica chieda consenso, però non appunto per il bene personale ma per il bene collettivo, però le contestazioni ci saranno sempre, no? C'è sempre chi si metterà di traverso rispetto a una decisione presa, e però lì deve agire, a mio parere, cioè, te lo chiedo brutalmente, la politica, l'istituzione, no, come ma si fa a superare questo ostacolo? Se no non faremo mai niente. Allora, ripeto ancora con coraggio, io non ricordo diciamo a Milano, in Lombardia, un qualche cosa che è stato fatto e che a fronte magari di una contestazione, di un parere contrario di comitati, eccetera, eccetera, e che poi abbia segnato in negativo diciamo il futuro, okay, dell'iniziativa. Se pensiamo a Milano, ma se pensiamo, guarda, in questi giorni faccio un sacco di esempi milanesi, ma potremmo farne 100.000, vuol dire, nessuno voleva l'aeroporto di Malpensa perché la Brughiera, eccetera. Meno male che c'era l'aeroporto di Malpensa, oltre a quello di Linate, oltre a quello di Orio, perché le nostre aziende, certo, ne hanno bisogno. Ci sono sempre mille polemiche quando si fanno le autostrade, certo vanno fatte con criterio, non bisogna sprecare i soldi, bisogna avere, come dire, efficacia e efficienza nel realizzarlo, però le autostrade, come i treni, servono al paese, anzi semmai dobbiamo chiederci perché per andare in Valtellina, come per andare in Calabria, in Puglia, abbiamo un solo binario che frena lo sviluppo di quelle aree. Quindi io lo ripeto ancora una volta, bisogna fare le cose per bene, bisogna avere il coraggio di farle e di vincere. Qualcheduno non voleva Expo a Milano, Expo è stato un beneficio per Milano, per Lombardia, probabilmente per il paese. Devi sempre trovare una forma di, come dire, di mediazione e di efficacia. Però, lo ripeto, bisogna avere il coraggio di fare e di fare la svelta, soprattutto in questo momento, perché a forza di non fare il nostro paese sta restando un po' indietro e questo non va assolutamente bene. No. No, anche perché poi si prende l'alibi della crisi del Covid, della crisi della guerra, certo che contribuiscono, ma insomma su certi aspetti. Poi, siccome non voglio parlare già indietro, solo bene di Milano, perché sempre ieri, in questi giorni, sì, sono sempre freschi,
insomma, il Galeazzi, che è un ospedale privato, sul sito di Expo. Expo era già infrastrutturato perché c'era già stata la manifestazione nel 2015, quindi avevi già le infrastrutture sotto, i servizi, i sottoservizi, non dovevi modificare. Però insomma, il Galeazzi apre dopo l'estate, sarà l'ospedale più alto d'Italia, integrato, super efficiente, eccetera, eccetera. È fatto anche in una zona dove c'è la metropolitana, l'alta velocità, quindi tutti possono arrivare comodi. Strategica, certo. Sì. In 4 anni il cantiere del Policlinico, che è stato aperto nel 2001, è ancora lì ed è pubblico. E quindi forse su questo anche la politica, e forse Galeazzi, che è un'azienda privata, il gruppo San Donato, per dirlo, e che quindi ha necessità anche di guardare i conti. In 4 anni hanno fatto l'ospedale e diventa un punto di attrazione forte, probabilmente anche a livello nazionale. Il pubblico tante volte invece, purtroppo, per tutta una serie di motivi, forse anche di lassismo, queste velocità non le ha e perdiamo qualche pezzo. No, ma certo, la famosa burocrazia che non riusciamo però a scolare, cioè, però qui insomma, o ci diamo una mossa o resteremo sempre indietro, quindi poco competitivi, poco attrattivi. E poi a cascata ci sono tutta una serie di cose, visto che adesso parliamo di giovani, i giovani che se ne vanno, che non rimangono perché comunque non hanno un'adeguata formazione, ma non perché non siamo in grado di dare formazione ai giovani, perché ci sono tanti ostacoli che poi portano a non essere veloci come altri paesi, no? L'abbiamo detto noi, è tutto assolutamente collegato. Progetti post pandemia, che fare dopo questo periodo prolungato anche di assenza di socialità, in cui si sono perse anche un po', si è perso il contatto con appunto la realtà più concreta, no? Ho visto ieri online un ragazzo che si è presentato alla maturità, non so se l'hai visto, con la maglietta "la scuola fa schifo". La scuola italiana fa schifo. Ha fatto il giro, però ha avuto coraggio, di coraggio, no? Mi ha fatto, devo dire, molto riflettere, e sicuramente testimonia un disagio che molti giovani hanno avuto. Non mi preoccupa tanto il fatto che i talenti italiani vadano all'estero, mi preoccupa il fatto che oggi un giovane su 5 in Italia sia NEET, sì, sì, che non hanno lavoro, che non lo cercano, che, esatto, che non studiano e che non cercano formazione, il che vuol dire che sono fuori da tutto. E se lo correliamo al fatto che in Italia abbiamo 5,6 milioni di abitanti in situazione di povertà assoluta, generalmente quando hai povertà assoluta è anche povertà culturale, educativa, sociale, eccetera, ci dice che una fascia importante del paese purtroppo in questo momento è una situazione di stallo, di difficoltà molto grave, che tende anche ad aumentare anziché ridurre. Io penso che le due cose da fare siano: uno, chiaramente dare gli strumenti per uscire, non solo di tipo economico, e poi provare anche a stimolare con una riforma, se vogliamo dire così, culturale, stimolando con percorsi, immagini, situazioni negative. Noi raccontiamo sempre i ragazzi nella sfera negativa. Anche questo ragazzo, se vogliamo, io non so quanti siano colpa mia i ragazzi che in questi giorni stanno facendo la maturità, però di tutte le decine di migliaia di ragazzi che fanno la maturità ne viene raccontato uno, giustamente, che racconta un disagio. Proviamo invece a raccontare probabilmente la maggioranza dei ragazzi che invece, nonostante tutto, ha vissuto questi anni, certo, con coraggio, magari con fatica, però con coraggio, con generosità, con soddisfazione. Tantissimi giovani in questi giorni, in questi mesi, in questi anni hanno sviluppato attività di volontariato, sia per riempire il tempo, sia perché comunque la situazione anche del Covid ha dato degli stimoli. Pensiamo a chi portava, non so, il sacchetto del mangiare a casa agli anziani, eccetera, e tutto. Noi peraltro, come Regione Lombardia, abbiamo iniziato un percorso titanico che spero di concludere in un anno, ma che si incaglierà nella burocrazia. No, speriamo di no, dai. Che è la certificazione delle competenze informali, ossia tutte quelle competenze digitali, ma non solo, che oggi la scuola non è in grado di certificare, ma che invece possono servire anche nel mondo del lavoro e qualificare il curriculum dei ragazzi. A un'assemblea dell'associazione delle agenzie di stampa italiane mi hanno detto che anche i giornalisti hanno maturato competenze informali che dovrebbero certificare per migliorare il curriculum, però io non arrivo, mi fermo con dei giovani. Sì, no, anche però, perché già è complicatissimo, qual è così il tema? Figuriamoci, sì. Che forse dovremmo raccontare e valorizzare queste esperienze positive, che poi sono quelle quotidiane, intanto per valorizzare chi le fa e dare anche, come dire, un credito, una, assolutamente, una valorizzazione dei ragazzi che si comportano così. E poi perché possa essere da stimolo ad altri ragazzi. Ultimamente, io lo dico spesso, da assessore alle politiche giovanili di Lombardia, non vedo esempi
in positivo raccontato sui giornali, che insomma, avrebbero anche, come dire, mercato, attenzione. Io ieri ho sentito un sacerdote di una parrocchia vicino a casa mia, che è una parrocchia, diciamo, di quelle della Milano Bene, e il sacerdote mi diceva che partono domani in 170 ragazzi per andare in montagna a fare un'esperienza. La stragrande diciamo composizione sono ragazzi della Meno Bene, d'altronde dice la parrocchia, però ci sono anche qualche ragazzo magari un po' più in difficoltà economica, certo, non solo, che comunque va. Allora, tenuto conto che di solito l'accezione in questo momento è chi va all'oratorio è uno sfigato, qualche volta capita così. Vabbè, invece pensare che non ci vanno gli sfigati, ma ci vanno quelli della Milano Bene, si divertono, hanno fatto un percorso educativo prima di preparazione eccetera, quantomeno gli educatori, vanno, hanno voglia di stare insieme. È vero, esatto, che ragazzi hanno difficoltà, ma raccontiamo anche le esperienze in cui i giovani hanno voglia di stare bene insieme in maniera sana, che magari qualche di un altro si fa anche venire lo stimolo o l'attenzione. Invece noi spesso sono stanno a casa chiusi, non parlano, stanno hanno solo le fobie, sugli smartphone, stanno solo sui social, sì, eccetera. E invece vanno valorizzati, magari anche strutturati, aiutati comunicamente, perfezionati questi momenti, e allora, vanno comunicati. No, sono d'accordo. Allora, intanto sono oltre 500.000 gli studenti che stanno sostenendo gli esami di maturità, giusto per dare un riferimento numerico. Sono d'accordissimo con quello che tu dici, Stefano. Peraltro so che appunto avete avviato un progetto proprio con gli oratori, però stavo dicendo di più, pensiamo di fare, perché no, anche insieme noi, le fonti, la regione, magari qualcosa per portare, magari anche qui direttamente, no, negli studi, per raccontare gli esempi virtuosi, no, delle giovani generazioni. Perché? Perché è vero, perché comunque non se ne parla e ci sono tanti progetti sia a livello associazionistico, perché ci sono anche tante associazioni che sono composte da giovani, ma anche a livello singolo, perché ci sono a volte delle azioni individuali, come quella del ragazzo con la maglietta, ma quella è negativa, cioè, o meglio, negativa, ha fatto emergere evidentemente un disagio che c'è, quindi può anche diventare un fattore positivo, però comunque è emersa la negatività della scuola. Invece no, a livello individuale, situazioni che invece riportano delle cose che ci sono e che sono belle nel nostro paese, perché insomma non è che possiamo solo parlare delle cose brutte, anche se è un po' il nostro mood a volte. Sì, forse andrebbero, sì, poi aiutati magari quelle persone, quei ragazzi, quelle iniziative che potrebbero essere positive e che lo sono, e che magari hanno bisogno anche di un aiuto economico, ma o certo, magari anche ma di una semplificazione normativa, burocratica, eccetera, quello senz'altro. Però con questa premessa che possiamo e dobbiamo fare di più, anche come istituzioni, l'idea di valorizzare, raccontare le cose belle che ci sono nel volontariato, nello sport, nella scuola, nel cinema. È venuto da me il presidente e il fondatore di Nameless, lo conosci, Mano? Quel festival ad Annone dove vanno tutti i giovani, sì, questa però roba. No, certo. E quando lui ti racconta, il festival lo conosco, lui no, pensavo quando ti riferissi ti raccontano a lui, che vengono 50.000 ragazzi, pagano anche abbastanza devo dire per partecipare, però stanno bene insieme, è una ricaduta positiva sul territorio, comunque sono 50.000 ragazzi su 3 giorni, 60.000 che comunque mangiano lì, dormono lì, vanno in hotel eccetera, quindi sono ricadute turistiche anche sul territorio. Come no? L'imprenditore è un ragazzo giovane, il che vuol dire che se fai musica, techno, disc jockey eccetera, ma la fai in un certo modo, è anche attività di impresa. Ma certamente. Non deve fare per forza, voglio dire, la ricerca, la farmaceutica, piuttosto che il super ingegnere, puoi fare l'imprenditore, puoi crescere anche organizzando i concerti, anche lì hanno avuto soltanto su 50-60.000 persone, 5 persone, tanto per cose banali, che hanno avuto necessità di essere trasportati al di fuori dell'esercizio lì, diciamo in un presidio ospedaliero. Uno si è slogato la caviglia, in effetti uno aveva bevuto, però uno su 50.000, lo perdoniamo, insomma. Ma direi di sì, anche due. Direi di e anche sì. Qua il fatto che molti giovani possano stare insieme a divertirsi, quindi giochi, eccetera, e tutto in maniera sana, e a mezzanotte chiudeva. Quindi anche questo è un tema, regola, tanto da loro, certo, studi, uno può sempre tornare a casa anche all'8 del mattino, per carità di Dio, però da studi e indagini che fanno nei più grandi festival europei, interrompendo a una certa ora, comunque non riesci a bere oltre, se vai alle 4, 5, 6 del mattino, che continui a bere, eccetera, certo, eccetera. Certo. A mezzanotte sì, puoi aver bevuto, però insomma, diciamo in 2-3 sì, ore. Dopo devi comunque darti un freno, insomma.
Questo è un'altra ottima osservazione, certo, e poi giustissimo, visto che il nostro focus è quello economico, è, insomma, più si riescono a ravvivare delle zone, a mettere in campo iniziative che fungano da centro di aggregazione, ovviamente si valorizza tutta l'area dove sono fatte, quindi anche le attività commerciali intorno, c'è più gente che arriva, se ne parla di più, è una catena virtuosa. Il problema è che bisogna iniziare da qualche parte e farlo soprattutto in modo strutturale, che è l'altro nostro problema, cioè non una volta, una tanto, ma sempre. Certo. Rubiamo ancora giusto al massimo 5 minuti, Stefano, per un altro aspetto, un po' di provocazione, altro titolo che subito voglio mostrare ai nostri telespettatori. No al reddito di cittadinanza, sì al voucher formazione, che è un'idea che arriva proprio da Regione Lombardia, che però ha l'obiettivo di essere esteso a livello nazionale, no? Che possa appunto aiutare la formazione, ma non attraverso il mero sussidio. Come poi è diventato il reddito di cittadinanza? Perché non buttiamo via sempre tutto, cioè diciamo che originariamente il reddito di cittadinanza aveva degli obiettivi che poi sono stati un po' disattesi e per questo, insomma, si sta un po' rivalutando il provvedimento. Cos'è il voucher formazione? Ma faccio una premessa, come tu hai detto, ma voglio, diciamo, Sì. sottolinearlo. Il reddito di cittadinanza purtroppo è stato un fallimento totale, doveva essere lo stimolo per aiutare il reddito delle persone, ma soprattutto attraverso questo aiutarle a un inserimento nel mondo del lavoro. Se io do a una persona in difficoltà 500-600 euro, posso dargliene anche 700 per 3 anni, ma non lo aiuto a uscire da quella condizione, sarò sempre punto a capo. Il REI, che era la misura precedente di inclusione, la cittadinanza dopo, purtroppo non ha dato alcun risultato, anzi, lo dicevo prima, il numero di poveri assoluti, di povertà assoluta nel paese, se questo può essere un parametro di valutazione, è anche aumentato. Aumentato. Da questo punto di vista, il E fatto anche che, quella relativa che va a colpire, per come esempio, il ceto medio, no, ci che è sono un quello sacco di che. persone anche Esatto. italiane che vivono nuova povertà, non Assolutamente. necessariamente legato alla perdita del lavoro, ma al calo del potere d'acquisto, Certamente. all'aumento delle bollette, eccetera. L'idea che si possa, quindi, togliere e ridurre, annullare la cittadinanza per trovare forme di borse di studio e di sostegno alla formazione, penso che sia una scelta assolutamente, la nostra è una proposta assolutamente intelligente. I centri per l'impiego purtroppo non sono al passo coi tempi, così come altre strutture che dovrebbero essere deputate alla qualificazione dei giovani, pensiamo agli InformaGiovani, pensiamo anche ai centri di aggregazione giovanile. È anche una fase che ci permette di, come dire, ripensare alcune unità di offerta, si chiamano così perché sono più al passo coi tempi, e ripeto, per attrarre e per dare la possibilità a giovani di avere percorsi formativi, in particolare nel mondo, diciamo, delle scuole professionali, degli ITS, che hanno una grande richiesta sul mercato e che oggi invece non trovano ragazzi. Pensiamo a tutta una serie di corsi legati, beh, qualche settimana fa c'è stato il salone del mobile, ma pensiamo, ieri ero con un'azienda che si occupa di condizionamenti, hanno bisogno di tecnici anche di alto livello, ma Vero? non li trovano. Credo però, e su questo ci stiamo impegnando molto, che il tema della scuola professionale vada sicuramente aiutato dal punto di vista economico, quindi incentivare i ragazzi anche attraverso queste borse di studio, la dote, insomma, un sistema di sostegno economico, ecco, a permettere, come dire, l'accesso dei ragazzi a questo tipo di formazione. Proprio in questo momento nel paese, adesso c'è un progetto di legge a Roma sugli ITS, debbano essere riposizionati dal punto di vista dell'immagine. Cioè, oggi la formazione professionale e, diciamo, il mondo delle scuole professionali non è visto in maniera corretta, cioè sono considerate scuole di serie B, di serie C, anche quando invece possono avviare percorsi di crescita professionale, sociale, economica. Cioè, a molti bisognerebbe dire: guarda, che con la scuola professionale, ammesso che sia l'obiettivo di una persona, puoi diventare imprenditore, cioè puoi crearti dei percorsi Lo di so, crescita che sono l'immagine più è bella. una comunicazione che si è distorta Ma in questi l'immagine più ultimi anni. bella è stata a Tutto Food, che è una Sì? fiera del food che c'è in autunno a Milano, in cui Davide Comaschi, che è un pasticcere italiano, ha raccontato ai ragazzi del CAPAC, che è il Politecnico del Commercio, quindi una Sì? scuola professionale che è qua a Milano, di Confcommercio, dicendo: ragazzi, io ho fatto il CAPAC e sono diventato campione del mondo di cioccolato a Parigi e adesso mi vogliono in tutto il mondo. Magari non diventano tutti campioni del mondo di cioccolato, e soprattutto non c'è solo la ristorazione, perché oggi poi abbiamo Esatto, Ileva, esatto. però bisogna ridare un'immagine a questo tipo di scuole che oggi sono viste nella maggior parte dei casi come scuole di serie B, come seconde scelte. In molti casi lo Assolutamente. sono,
ma non sono soltanto così. E io poi all'interno di questo scuole trovo davvero un sacco di percorsi virtuosi, di ragazzi in gamba, svegli, che hanno voglia di fare, che si impegnano, che hanno voglia di fare l'alternanza scuola-lavoro, gli stage, anche qua raccontano che i ragazzi non vogliono fare, invece questi sono contenti, in molti casi durante lo stage l'azienda, l'impresa li vorrebbe tenere perché ha bisogno, quindi ti dice no, non tornare a scuola, ti assumo subito io, invece è bene che termino il corso di studio e poi eventualmente vada a lavorare. Sì, certo. Però anche questo, se vogliamo, è un racconto un po' diverso di quello che viene fatto dai giovani. Se lo valorizziamo può attrarre più giovani, e se poi attraverso queste idee di Jean Bardier o d'altre riusciamo a dare un aiuto economico ai ragazzi o a migliorare le strutture piuttosto che i corsi di studio dal punto di vista delle materie, della didattica, anche con qualcosa di più aggiornato, secondo me facciamo bingo. Assolutamente, allora insomma raccontiamole queste cose. Quando io vuoi. Mi metto a disposizione perché valorizza tutto, cioè, come no? Abbiamo cercato di spiegarlo, ma insomma credo che sia un concetto abbastanza ovvio. E poi chiudiamo con questa massima un po' più astratta. Tu hai parlato di successo, no? C'era una famosa canzone che diceva uno su mille ce la fa, ma non è vero, perché poi il successo è molto astratto, perché non è che bisogna diventare, che ne so, solo il corrispettivo umano di Paperon de Paperoni, cioè si può avere successo in tanti modi, cioè ciascuno per le proprie competenze e anche per i propri obiettivi. Quindi insomma non è che possiamo dire no, ma tanto ce la fanno solo gli altri. Certo, bisogna parlarne e anche agevolare l'inserimento, perché poi stavamo parlando anche di quello nel mondo del lavoro per le persone che fanno più fatica, questo sicuramente per X motivi. Va bene, mi auguro ci sarà modo di parlarne al più presto. E ripeto, noi siamo a disposizione. Grazie a Stefano Bolognini, assessore allo sviluppo città metropolitana, giovani e comunicazione di Regione Lombardia, per averci raccontato questi esempi virtuosi di cui abbiamo molto bisogno.